Vi presento il primo relatore di oggi, il professor Massimo Citro, laureato in lettere classiche, in medicina e chirurgia, specializzato in psicoterapia, lavora come medico a Torino. Dirige l'istituto di ricerca Sorti, IDRAS, da lui stesso fondato, dopo la scoperta del TFF, che sta per trasferimento frequenziale dei farmaci. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e letterarie, coautore di La scienza dell'invisibile, scritto a quattro mani con il ricercatore giapponese Masaru Emoto, edizioni Macro. Bene, cedo la parola al professor Citro. Grazie. Ringrazio prima di tutto Barbara e Gianmarco per questo invito e tutti voi per essere qui. Allora, prima di parlare del TFF, vediamo come ci si arriva. E siccome è un percorso filosofico, diciamo, di pensiero, vedrete come quello che scopriamo oggi l'avevano già scoperto prima, solo che lo dicevano in un altro modo. Allora, partirei subito con un pensiero. Quando molti al liceo, magari durante gli studi, leggendo di filosofia, si saranno posti questo problema, io me lo sono posto moltissimo fin da allora, e cioè quel grande problema che attanagliò filosofi e alchimisti per secoli, e cioè quello del rapporto che c'è tra la materia e la forma, cioè come fa la materia a confinarsi nella forma di un corpo, che sia un corpo cellulare, un corpo non cellulare. Questo se lo sono chiesti tutti, da Parmenide, Platone, in Occidente, poi abbiamo Aristotele, se l'è chiesto, abbiamo, se andiamo a vedere, tutti i neoplatonici rinascimentali, Giordano Bruno e compagnia bella, e fino alla fisica quantistica e a Jung e a Hillman, che è tutto correlato, no? Brevemente. In Oriente se lo sono chiesti dai taoisti, Laozi, Chomsky e tutti gli altri. Quindi il grande problema è, ognuno ha dato la sua risposta, noi abbiamo cercato di dare questa risposta, che adesso vedremo, e che parte dal concetto dell'informazione. Poi tanti di voi già conoscono bene il problema. Informare, lo dice la parola, vuol dire creare una forma. Da Mercurio, che informa, si arriva a Giove, mercoledì, giovedì, che è la forma. Steiner ce lo dice, no? Tutte le superfici arrotondate, grandi come Giove, sono la forma. Allora, partiamo dall'inizio, vediamo magari la prima diapositiva. Perché quando noi parliamo di materia, commettiamo tutti un errore e confondiamo la materia con la massa. Allora, il grande problema è come fa la materia che non ha dimensione a entrare nella dimensione e diventare massa? Quelle parole che vedete lì ce le dice il buon Newton. Newton, nella prefazione, anzi proprio all'inizio del suo libro sulla gravitazione, pubblicato nel 1687 a Londra, esordisce come un grande alchimista. Per sapete che Newton era un grande alchimista, non era solo un fisico, è stato anche gran priore del priorato di Sion, ha seguito persone come Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli e tanti altri. Allora, quantitas materia, analizziamolo bene, la quantità di materia che cos'è? È la massa, questo è quantità di materia. Quantitas materia est mensura iusdem, è in misura di se stessa, cioè della materia. Quando però? Orta, cioè quando nasce, quando si produce, ex volumine ac densitate insieme, quando nasce dalla congiunzione di volume e densità. Cosa vuol dire? Fra le righe Newton ci sta dicendo, attenzione, che la materia è priva di volume e densità, e invece quando acquisisce densità e volume, diventa massa, e allora la possiamo misurare, pesare, la possiamo toccare, vedere. Ma la materia non è né visibile, né misurabile, né quantizzabile, è un qualcosa di invisibile. Ecco perché la scienza dell'invisibile, il titolo del libro parte da lì, no? Cioè, esiste un mondo che va al di là dei sensi, lo sappiamo tutti. Però poi nella pratica spesso lo dimentichiamo, tra l'altro. Allora, distinguiamo bene, materia è la grande madre. Per gli alchimisti è la matrix. Greg Braden ha ripreso un concetto alchemico antichissimo, ne parlava già Aristotele. La famosa materia prima, la iulea morphae, di cui parla Aristotele, è una materia amorfe, quindi senza forma. Acquisisce una forma quando diventa poi massa.
Quindi sono due mondi, l'invisibile e il visibile. Nei principi, negli archetipi della grande madre ritroviamo, della Matrix, ritroviamo tutte le grandi madri delle mitologie, delle religioni, e sono quasi tutte nere. Pensate, Iside nera, col mantello nero trapunto di stelle, che poi ritroviamo anche nella Madonna, ed è quel mantello che emana una luce nera, tanto che Apuleio, quando lo scrive nell'Asino d'Oro, quando le appare Iside, dice splendescens atronitore, splendeva, splendendo, di una luce nera. La luce nera è quella che cercavano gli alchimisti, la luce intrappolata nella materia. Perché è nera? Perché è invisibile. Vuol solo dire questo. Quindi, Iside nera, Cibele era nera, la Madonna nera. Tutta questa tradizione del nero vuol semplicemente dire invisibile. È qualcosa che sfugge ai sensi, però esiste. Allora, se noi andiamo avanti di qualche secolo, da Newton, arriviamo al secolo scorso, vedete lì in fondo la fisica di Severi, Pannaria e Cardella. Pochi la conoscono. Però è una fisica che coniugava, oltre alla fisica matematica, la letteratura, la filosofia, tutto quello che è l'ambito umanistico. Chi erano? Francesco Severi, siamo nel 1947, lui era il più grande matematico italiano. Nelle nostre generazioni, dei nostri padri, si studiava matematica al liceo sul Severi. Severi nel 1947 parla di materia pura, e la materia pura lui definisce una materia invisibile che non ha massa, che si estende all'infinito e che è scissa dal tempo, per cui la massa di riposo è zero, è nulla. Quindi è qualcosa che la nostra mente non riesce a concepire, che la nostra mente è uno schermo, e quindi tutto quello che va al di fuori, l'infinito, cioè provate a pensare anche nel piccolo, il 3,14, no? Il pi greco. Uno 3,14 riesce ancora a immaginare, se leggi tutti i numeri che stanno dietro non riusciamo. Un decimo di torta sì, riusciamo a immaginarcelo, ma un milionesimo come fai? Cioè, ecco. Allora, Francesco Severi parla di questa materia, che è l'origine da cui prendono tutte le cose, e riprende la vecchia filosofia. Francesco Pannaria, che è morto una ventina di anni fa, ultra novantenne, era un chimico fisico a Roma, ed è stato a morire l'ultimo dei famosi ragazzi di via Panisperna, Majorana, Amaldi, Fermi, eccetera. Allora, questo qui, assieme, poi Cardella è ancora vivo, è adesso in pensione, è stato fino a pochi anni fa un ricercatore della Sapienza di Roma, è un ingegnere, un alchimista sul campo, è stato l'allievo diretto di Pannaria. Allora, questa gente che cosa dice? Dice un sacco, ci bisogna stare qui una settimana, però la sintesi che ho messo lì, scena e retroscena, a noi interessa questo. Esiste un mondo di scena che è questo, dove ci troviamo noi, ovvero spaziale e temporale, dove tutto è divenire, quindi si trasforma, niente pantarei, niente rimane se stesso, e nello stesso tempo è frammentato. Se voi ci pensate, ci sono frammentazioni di spazio con dei vuoti tra di noi, e anche all'interno delle cellule, all'interno delle molecole, degli atomi e così via, e frammentazioni di tempo. Il retroscena che cos'è? Pensate, se noi dobbiamo mettere insieme uno spettacolo teatrale o qualcosa, mettiamo una scena, però dietro le quinte ci deve essere un qualche cosa che mantiene la scena, che la produce e che deve essere diverso dalla scena. Quindi il retroscena invisibile ai nostri sensi è qualcosa che non ha né spazio né tempo, dove non è frammentato, provate a immaginarlo, ma è dove tutto è unico, omogeneo si può dire, un continuo, ed è difficile per noi immaginarlo. Il tempo si annulla a quel punto, però è la matrice di tutto. Allora, noi ci riferiremo a questa cosa. Vi faccio un esempio semplice, il bambino che sulla spiaggia gioca con la sabbia. Cosa fa? Prende allo stampino, no? I vari stampini, prende la sabbia e fa le formine, la paperella, la stellina e così via. La sabbia è la materia, che è tutto uguale, cioè nella materia, materia pura di quello lì, di Severi, o la materia prima di Aristotele e così via, c'è tutto in potenza, ma non c'è niente tradotto in atto. Poi prende l'informazione che è lo stampino e fa la massa, il corpo fisico, che allora diventa per noi visibile.
L'informazione che cos'è? Abbiamo detto, crea la forma, ma un insieme di informazioni. Pensate, un insieme di informazioni lo vedete su tutti gli oggetti che comperate, il codice a barre è un insieme di informazioni. Quindi, per definizione, un insieme di informazioni è un codice che serve a definire quella sostanza o quel corpo. Ci siamo? È accettabile? Vediamo allora la diapositiva dopo, la nostra proposta. L'abbiamo chiamato codice primo, cioè deve esserci un insieme di informazioni che determina tutto di un corpo, qualunque corpo fisico o qualunque sostanza, e cioè la sua forma, l'architettura del corpo. Cioè se io devo costruire un oggetto ho bisogno di un progetto che abbia dentro tutte le caratteristiche di cosa sarà dopo quel corpo, quindi di che materiale è fatto, la forma, le caratteristiche, le qualità, tutto, i rapporti che devono esserci per costruire qualcosa di armonico. E questo la natura lo fa. Ora, se questo codice ovviamente non è un qualcosa di molecolare, perché sennò l'avremmo già trovato, cioè non è sensibile, non cade sotto i sensi, è un quid misterioso, però esiste. E questo fa sì che un oggetto rimanga a se stesso, ad esempio. È banale, ma tante volte non ci pensiamo. Perché, ad esempio, questo oggetto qui rimane lui, se è un aggregato di atomi, attenzione che poi gli atomi sono solo 92, lasciamo perdere quelli radioattivi e terre rare, ma con 92 elementi, guardate che meraviglia di universo, tutto diverso. Allora, non è la materia, la sabbia, la materia in quel senso, che produce la diversità. La diversità, l'identità, la produce un qualche cosa che aggrega in un certo modo questi mattoncini che sono tutti uguali, gli elettroni sono tutti uguali, i protoni di una nuvola, di un elefante, di una pianta sono tutti gli stessi, però conferisce l'identità. Questo codice non è, poi lo vedremo alla fine, non è di questa dimensione, proprio perché non è percepibile. E attenzione, qui sottolineiamolo, che il fatto che qualcosa non sia percepibile ai sensi non significa che non esista. Questa è una grandissima presunzione di alcuni pensatori anche dei tempi nostri. Semplicemente noi non riusciamo a percepirla. Pensate, il cane percepisce gli ultrasuoni, noi no. Chi ha mai visto i raggi X? Noi vediamo gli effetti, ma non li abbiamo mai visti. Allora, quindi, in sintesi, in un corpo fisico, grazie a questo codice, noi possiamo determinare tutto fino all'identità e alle funzioni. Pensate nel caso di un medicinale, ci saranno scritte anche le proprietà, cioè l'effetto che può produrre. Possiamo andare avanti, vediamo la successiva. Questo lo dice la chimica, non è un'invenzione. Tra l'altro è stato ripreso molto dai miei amici, molti conosceranno, Emilio Del Giudice e Giuliano Preparata, che ha lasciato il corpo da più di 10 anni, e che sono fisici proprio, adesso è rimasto Emilio, qui all'Università di Milano, fisici teorici, hanno scritto moltissimo su questo. Le molecole, la chimica ci dice, vibrano spontaneamente, però attenzione, ognuna nel suo modo, questo che è importante. Infatti la chimica le chiama vibrazioni impronta digitale. Cosa vuol dire? Se questa è una molecola ingrandita e si muove, si chiama bending, stretching, quei nomi lì, no? E si muove nel suo ritmo, che è sempre quello, che cosa fa? Produce campo ed emette frequenze, è come un'antenna, ok? Molto grossolanamente, ma è questo. Allora, quelle frequenze però, vediamo quella successiva, saranno specifiche di quella sostanza. Eccola qua l'antennina. Quindi se io ritrovo nell'ambiente vicino, se questa è la molecola, qui c'è un campo attorno, che non è solo un campo elettromagnetico, è qualcos'altro, un campo informato, cioè dentro anche le informazioni. Se io trovo quelle frequenze e le posso isolare, dico la frequenza X, so che dietro c'è la molecola X, non può esserci la Y. Sembra banale, ma è importante sottolinearlo, perché sennò... Quindi queste antenne, andiamo avanti, emettono le loro frequenze e ovviamente informano il campo. Il campo noi l'abbiamo chiamato campo informato, quindi ha qualcosa che non è elettromagnetico, anzi vi salto subito a una conclusione, e cioè abbiamo scoperto con... qui forse c'è quell'allievo... quello che ha fatto White, non so se c'è, la piastra White, come si chiama? Me l'ha detto prima Barbara, comunque se c'è approverà, perché anche lui ha lavorato con Elia alla chimica del Federico II di Napoli, facendo gli esperimenti. Proprio là noi abbiamo visto per la prima volta che le acque attivate
da noi, ma questo vale per le acque di Enza, per le acque dell'omeopatia, per tutto quello che trattiene informazioni, queste informazioni non sono elettromagnetiche, viaggiano su onde elettromagnetiche, ma non sono elettromagnetiche, sono qualcosa di complesso, ma sicuramente hanno una componente elastica, cioè sono onde sonore, il suono. Perché abbiamo visto proprio a seconda dei materiali, adesso non ve la faccio lunga se non finiamo più, che hanno questa caratteristica, onde meccaniche, onde elastiche. E quindi torniamo alla simbologia del suono che crea e distrugge, lì ci perderemo per delle ore, ma andiamo avanti. Quindi nel campo informato c'è l'informazione, c'è il codice si riflette nel campo. Andiamo avanti, sopportate o siete già morti, no? Sì, si andrà avanti. Allora, le informazioni che determinano la forma, la struttura, le qualità, le proprietà, e nel caso dei medicinali l'azione farmacologica le troviamo nel campo, ma sono espressione del suo codice. E quindi la prossima. Queste informazioni, ci siamo chiesti, si possono trasferire a degli esseri viventi? Perché sarebbe bello, no? Poter dare il codice del medicinale senza dare il medicinale. Sì, si può. E questo l'abbiamo scoperto l'abbiamo verificato e scoperto nel 1990, perché è da un paio d'anni che ci giocavamo, e il primo caso che ha funzionato, che ha dato proprio la risposta come il farmaco, risale a quell'anno e si tratta di un gatto. Poi chi si vuol leggere, chi si vuol fare del male si legge il libro, trova anche il caso di questo gatto Rubens. In sintesi, stava morendo questo poverino, un gatto di pochi mesi, ed era affetto da una emobartonellosi. I veterinari sanno che è una malattia che distrugge, un po' come l'AIDS, ecco, distrugge tutte le cellule del sangue, febbre, cioè dimagrisce e muore. E risponde solo alla tetraciclina. Noi abbiamo fatto il TFF, il primo di questo antibiotico, il gatto è guarito, addirittura si è negativizzata la sierodiagnosi nel sangue dopo mesi, che spesso non succede neanche con l'antibiotico vero, dopodiché abbiamo iniziato altri due gatti uguali e poi gli esseri umani e così via. Adesso vediamo la storia allora. Ecco, importante questo per capire, che la cellula quando riceve questi messaggi, queste informazioni emesse dal campo che a sua volta le riceve dal codice, come risponde? Come se fosse il farmaco. E la chiave è tutta in quel come se. Non è il farmaco, ma è come se lo fosse. Vediamo quella dopo. Ecco, allora, trasferimento, abbiamo dato questo nome. Tra l'altro, è importante, è una scoperta italiana. Viviamo in un mondo dove tutti noi in Italia dobbiamo copiare dagli anglosassoni, chissà perché poi, i barbari, noi che siamo gli eredi di Roma, dobbiamo copiare dai barbari, comunque. Scusate, grazie. Anche quando è uscito The Basic Code of the Universe, il libro che ho mandato in America, volevano tradurmelo in inglese, non so com'era la sigla, no, è italiano e rimane, voi copiate da noi, basta, sempre loro. Vabbè, scusate la divagazione. Allora, andiamo avanti. Vediamo come si fa questo trasferimento, molto sinteticamente. Qui è molto più complesso, insomma, è un amplificatore di frequenza. Per chi se ne intende, è un amplificatore a banda larga con altissima impedenza in entrata. Questo favorisce l'entrata anche dei suoni, di quelle onde che dicevamo. Cavi BNC, qui c'è l'entrata che praticamente è un supporto di metallo e ottone, dove vedete si inserisce un campione di medicinale. Il farmaco deve essere ovviamente principio attivo puro, senza eccipienti è più facile cogliere i segnali quando è puro, e il contenitore deve essere di vetro, la plastica blocca le frequenze, quindi deve essere un certo tipo di vetro, e qua c'è un generatore di frequenza che manda un certo tipo di onda attraverso un cavo al farmaco, praticamente eccita le molecole, fa sì che il segnale, che è debolissimo, muovendosi velocemente le molecole, diventi più forte. E come un missile si porta via, cioè praticamente questa è l'onda del generatore deformata nel senso delle informazioni del farmaco. Okay? Questa onda viene amplificata, poi c'è tutta una catena di post amplificatori che qui non è segnata, arriviamo addirittura ultimamente a 25.000 volte di amplificazione, e in uscita può andare a un identico flacone di acqua o comunque un altro liquido, oppure attraverso delle piastre metalliche o degli elettrodi, quello che sia, direttamente a contatto col paziente, con la pianta, con la coltura, con l'animale, con la coltura cellulare, quello che sia. Questo è in sintesi. Vediamo quella dopo, che è uno dei due controlli. Quando facciamo gli esperimenti ci va sempre ovviamente il trattato con TFF, il non trattato,
Poi facciamo un secondo controllo, TFF vuoto lo chiamiamo. Cos'è? È la stessa roba di prima, ma in entrata non c'è niente, la si lascia vuota. Perché? Perché comunque parliamo di un apparecchio che sia pure a 12 volt comunque ha un suo campo magnetico. Parliamo di un generatore che manda una frequenza, quindi se poi noi vediamo un effetto sul biologico potremmo pensare che sia questo l'effetto delle macchine. Allora, facendo il confronto dove c'è o non c'è il farmaco, se c'è l'effetto in TFF e non c'è nel vuoto, l'azione è quella del farmaco. Andiamo avanti. Ecco, questa è l'ipotesi di come potrebbe essere la ricezione del segnale da parte della cellula. La cellula riceve delle onde e si comporta come se fosse un medicinale. Perché? Se noi usiamo il medicinale, vedete la linea gialla, la freccetta, no? Introduciamo nel sistema, qua c'è la cellula col suo recettore, una qualsiasi molecola, questa è la chimica tradizionale, che subisce i suoi vari passaggi metabolici finché diventa attiva, si incastra come la chiave nella serratura e a quel punto, aprendo la serratura, succede quello che deve succedere. Questo è il modello, si chiama proprio chiave-serratura, va bene? Però noi possiamo usare quella rossa sopra, un segnale che salta tutti questi passaggi e va direttamente, probabilmente, proprio sul recettore e lo fa scattare ugualmente. Vediamo quella dopo. Il meccanismo non è magico, è quello che vediamo tutti i giorni quando apriamo una porta. Abbiamo due modi. Prendo la chiave, quella giusta, e apro la porta. Oppure prendo, andiamo, facciamo una serie di click, ecco, questa è la chiave, oppure prendo un telecomando e la porta si apre. Come agisce il telecomando? Manda una frequenza che è un'informazione specifica per quel recettore, per quella serratura, quindi va in risonanza e a quel punto la porta si apre. Semplicissimo. Attenzione, alla cellula non importa niente se quel segnale le arriva tramite una molecola o tramite un telecomando. La molecola, la cellula risponde comunque. Va bene? Accettabile? Vado un po' veloce, se non finiamo, andiamo avanti. Qui c'è poi velocissima una rassegna di esperimenti, che poi può essere anche noiosa, quindi cerco di andare veloce. Casistica di casi clinici, ne abbiamo centinaia in 22 anni, e queste sono le categorie più frequenti di farmaci che abbiamo trasferito. Faccio un paio di note, diciamo, l'eroina, cosa fanno questi? Abbiamo avuto 6 casi, ma 6 su 6 ha funzionato, quindi 100% di casi. Non è facile trovare il tossico che si sottopone, dove questi pazienti volevano insomma disintossicarsi, disassuefarsi, e quindi oltre a tutto il corredo di farmaci tradizionale per questi primi giorni, una settimana circa, no, al momento critico, gli si dava anche TFF di eroina. Era cominciato con un mio paziente, proprio i primi mesi, dopo 2-3 mesi dall'inizio, un mio paziente della mutua, allora avevo ancora la mutua, che mi ha chiesto appunto di aiutarlo, e mi è venuta l'idea, dico, senta, ma già che ci siamo, ha mica un po' di eroina da portarmi? Questo è andato, dice, il mio medico è andato. Dico, no, ma non è per me, perché gli ho spiegato, facciamo questa cosa, non ha capito granché, vabbè. E comunque gli preparo il flaconcino di gocce. Questo quando alla prima sera senza droga è in crisi d'astinenza, si prende tutto un flacone da 50 ml che normalmente dura un mese, niente, mi telefona e dice, guardi, non ha funzionato nulla, ho dovuto farmi una dose minima, ma... E lì ti prende lo sconforto, perché dici, tutto quello che hai visto per mesi era tutto un placebo. Al tossico, in crisi astinenza e placebo, non gliela racconti, questo è veramente difficile. Allora lì è venuto il pensiero, ma se l'eroina di solito per bocca non fa effetto, l'eroina deve essere iniettata. Ma dico, ma se noi facciamo la copia del farmaco, sta a vedere che dobbiamo anche mimare la stessa via? Allora ho rifatto la stessa cosa su fiali fisiologiche, quindi mai aperte, che ricevono l'onda. Richiamato, ho detto, senta, riproviamo con le fiale, questo proprio placebo zero, anzi nocebo, dice, no, guardi, non mi rompa più, cioè già ho difficoltà ancora le sue fiale. Ancora una volta, facciamo una prova. Quindi mi manda una a prendere le fiale, al momento giusto, si inietta con grande timore, quindi proprio placebo zero, in vena, in quarto d'ora sparisce tutto. A quel punto ho pensato per un attimo, magari se la cosa funziona, gli dà anche il flash, finisco di fare il medico, spaccio droga omeopatica, divento miliardario. I problemi dei finanziamenti alla ricerca sono risolti, invece no, purtroppo no, purtroppo no. Il flash non possiamo farlo, vabbè. Però comunque cioè la cellula risponde come se e gli passa la crisi, ecco, questo che è importante.
Vabbè, poi ne abbiamo fatto quei sei, poi nient'altro. Cortisone tantissimo, perché quando hanno dolori, cioè, addirittura dei pazienti hanno scoperto loro che passando il liquido sul ginocchio, la spalla dove c'è il dolore, aiuta anche quello a... La tiroxina la vediamo dopo, la dopamina è in fase di sviluppo, sarebbe interessantissimo, abbiamo neanche una decina di casi dove nel parkinsoniano abbiamo trasferito le frequenze a dopamina, che come molecola non passa la barriera del cervello, e quindi, però come segnale sì. E quindi dando queste cose, queste acque, il paziente aveva lo stesso effetto della dopamina senza tutti gli effetti tossici. Perché il bello di tutto questo è che effetti tossici zero, perché la molecola non c'è. Quindi effetti collaterali sgraditi quasi mai. In qualche caso sì, ma quando abbiamo fatto amplificazioni più alte. Poi casomai nelle domande lo vediamo. Andiamo avanti. Il primo esperimento biologico in laboratorio, dopo 2 anni di prove a Torino, l'abbiamo fatto con Jacques Benveniste, che tutti conosceranno, Memoria dell'acqua, e a Parigi, nel suo laboratorio. Quello lì che vedete è un cuoricino di cavia vivo e perfuso, isolato, che riceve, questo è carino, perché riceve dall'alto un liquido che mima il sangue, praticamente l'aorta, ed esce dal basso, dalla coronaria. Il flusso coronarico va in quelle provette. Quelle provette girano ogni minuto, ne passa una sotto. Quindi se il flusso coronarico, in sintesi, è sempre uguale, le provette hanno lo stesso livello. Se invece mettiamo una sostanza che dilata le coronarie, il flusso aumenta e aumenterà il livello. Noi cosa abbiamo fatto? TFF di istamina, su suggerimento di Jacques, e abbiamo fatto a Torino, abbiamo fatto l'esperimento. Questo è il primo, nella prossima, ed è una foto che... Benveniste mi disse, faccia questa foto perché è una foto storica. Qui lo vedete? L'aumento del flusso per 2, 3, 4 minuti, poi ritorna giù. Questo in doppio cieco, il cuoricino non sapeva niente di cosa facevamo, l'operatore nemmeno, e rimane questa foto, più gli assegni che avevo mandato, i bonifici. Ma perché? Perché dico questo? Perché poi Benveniste disse, ah, che bella questa cosa. Qui, altro che la memoria dell'acqua, succederà 4 anni dopo, no? La sua debacle. E quindi... ha pubblicato poi in America a suo nome, escludendomi, e da quel momento l'abbiamo chiamato Malveniste, non più Benveniste, perché è così. Succede nella ricerca, andiamo avanti. Comunque, intanto una pubblicazione in più sul TFF. Qui invece abbiamo lavorato con Fritz Albert Popp, che è lo scopritore dei biofotoni, Università di Kaiserslautern, anni 93-94, 92-94, sulle acetabularie, alghe unicellulari, le più sensibili ai fotoni. Quindi in una camera oscura dove si può contare all'infinitesimale qualunque fotone emesso dal DNA, come aveva scoperto il buon Fritz, ecco che vediamo nel non trattato l'emissione dei fotoni, vabbè c'è il ritmo circadiano, comunque è in positivo, se avveleniamo le alghe, quella laggiù in fondo, il ritmo dei fotoni non c'è più perché sono morte, quindi negativo, se diamo il TFF di atrazina, perché quella là è atrazina, TFF di atrazina, non le avveleniamo del tutto, però... l'andamento, lo vedete, è proprio la vitalità la perdono, il TFF vuoto di controllo invece va nella direzione di quell'altro. Andiamo avanti. Questo è l'esperimento che poi abbiamo pubblicato sul FASEB Journal 2 anni dopo quello di Jacques, abbiamo pareggiato i conti, stessa rivista, e questo l'abbiamo fatto con la tiroxina, il TFF, l'ormone della tiroide, sui girini della rana, perché la tiroxina influenza la metamorfosi del girino. L'abbiamo fatto con gli austriaci di Graz, Endler, e lo vedete che c'è una differenza, anche questo in doppio cieco, significativa fra i due gruppi. Andiamo avanti perché sennò ci perdiamo. E queste sono belle perché dal 94 abbiamo fatto modelli vegetali, sono anche più pratici in laboratorio, e qui vedete il controllo rispetto a TFF di glifosato. Il glifosato è un diserbante totale del terreno, dal sesto giorno in poi agisce, infatti lì si vede la differenza, si vede anche a vista, non c'è la morte totale, però c'è la sofferenza, quindi riusciamo a dare l'informazione non così potente, ma va in quella direzione. La prossima, col 2,4-D, che è un ormone di crescita vegetale, un'ossina sintetica, abbiamo ottenuto sia, ecco, quelli sono trasferimenti diretti, cioè c'è la piastra di metallo e sopra mettiamo le petri di vetro, mai di plastica ovviamente, o direttamente le colture cellulari, cioè loro ricevono, sì c'è anche l'acqua in mezzo perché sono piante, però ricevono direttamente le onde, quindi qua non si tratta più di memoria dell'acqua, l'acqua è solo un veicolo, potrebbe anche non esserci.
Si tratta di dire, prendo delle onde che emette tutti i corpi, tutta la materia, la massa anzi, emettono i loro codici e li trasferiamo e otteniamo gli effetti. Allora, vediamo alcune di queste immagini, quella dopo. Sì, qua ci sono le curve di crescita perché poi queste erano semi di grano. Allora, le piantine di grano, peso fresco e peso secco, disidratato, vedete comunque la differenza. Il TFF faceva crescere di più le piante, lo vediamo in quella dopo. Ecco, a parità il grano normale è quello con l'ormone della crescita, però, ripeto, è solo onda. Adesso, tra l'altro, qua possiamo dirlo perché dobbiamo ancora iniziare, visto che c'è il dottor Gelati che gentilmente mi ha portato ieri, è arrivato con un contenitore così con dentro le larve e gli animaletti del punteruolo rosso della palma. Adesso inizieremo questa avventura, proviamo ad avvelenare questi animaletti perché stanno distruggendo le palme di tutto il mondo. Poi sono animaletti così. Tra l'altro il calore della stanza, lì quasi tutti già si sono trasformati. Ma al mattino mi sono sentito sto rumore e ho dormito con gli insetti. Succede, a un ricercatore succede questo. E poi devo fare il viaggio in treno anche con gli insetti. Stasera è il compleanno di mia figlia, vado là al compleanno con il regalo con gli scarafaggi rossi. Vabbè. No, ma si sono trasformati, perché al mattino c'erano 7-8 di quelli lì nelle larve. Vabbè, poi ne parliamo. Comunque, proviamo anche questo, andiamo avanti. La follia non ha limiti. E questo invece, ne abbiamo fatti tantissimi, appunto con professore Elia Napoli, chimico fisico da Federico II. Allora Elia, brevemente, bisogna dire, è stato bravissimo, già negli anni 90, aveva studiato più di 10.000 rimedi omeopatici alla microcalorimetria e alla conducimetria e anche altre prove. Cioè, il discorso è questo. È vero che l'acqua informata è solo H2O, ha un esame chimico. È vero anche che anche il ghiaccio ha un esame chimico, è solo H2O. Provate a prendervi in faccia una secchiata d'acqua e una di ghiaccio e capite che non è la stessa cosa. Quindi, quando Garattini e Piero Angela e tutta quella gente continua a ripetere alla noia, ma è solo acqua, ragazzi, ma se volete misurare da qui a là, ci va un metro, non ci va la bilancia. Allora, da un punto di vista fisico, invece, sono due acque diverse. Questo vale per l'omeopatia. Elia, nei primi anni 2000, l'ha pubblicato in America su bioelettromagneti, su riviste autorevoli, e vale per il TFF, vale per qualunque acqua informata. Cosa succede? Che i famosi cluster, qui di nuovo divagheremo per ore, che sono quegli aggregati delle molecole d'acqua, è sempre H2O, ma si aggregano in un certo modo perché creano delle forme a seguito dell'informazione che le arriva, quindi le molecole, sapete l'acqua con i suoi 104, 108, poi c'era Enza che vi spiegherà bene, gradi, è comunque una calamita, più e meno, e quindi gira e può creare tutte le forme che vuole. Allora, questi aggregati vengono letti dall'apparecchio come molecole in più. Quindi da come se noi disciogliamo nell'acqua un medicinale qualsiasi chimico, il microcalorimetro ci darà un aumento di calore. Il calore è dovuto alla frizione che fanno le molecole incontrandosi. Molto semplicemente, una cella, si chiama cella di mescolamento, okay? Chiusa, termostatata, il calore fuori non ci interessa. Arrivano due tubi che portano due liquidi, uno standard tampone e l'altro ad analizzare. Questi si mescolano e creano la frizione e crea calore. Parliamo di millijoule, ma è calore. Quindi se sono sempre acqua, la linea rimarrà poi piatta. Se invece c'è molecola aggiunta, la linea sale, c'è più calore. Ed ecco cosa succede anche col TFF. Il controllo rimane piatto. Vabbè, questa è una deriva dovuta all'accensione. Qui inizia il trasferimento e la curva comincia subito a salire perché quell'acqua lì ha delle informazioni, quindi c'è una curva esotermica di pochi millijoule, ma c'è. E così anche con la conducimetria, la conducibilità dell'acqua cambia. Ecco, allora andiamo avanti. Meriterebbe andare a fondo di tutte queste prove fisiche, ma ci vanno soldi, tempo c'è. Ah beh, qui abbiamo fatto il libro appunto con Masaru, qui eravamo a Tokyo nel 2008, mi pare, questo ci tengo perché abbiamo la prefazione, poi un grande amico, il professor Laszlo, penso che molti lo conoscano, il filosofo della scienza, penso più accreditato al mondo, due volte candidato al Nobel, vive ormai in Italia da tanti anni e viaggia già ormai verso gli 80, ma è un ragazzo anche lui che non si ferma, ed è, come voi sapete, fondatore e presidente del Club di Budapest. Cosa vuol fare il Club di Budapest? Vuole coniugare scienza e spiritualità per riportare
un messaggio di pace nel mondo. Ci sono molti premi Nobel in questo club, fra cui, non so, Dalai Lama, c'è Gorbaciov, sono tanti personaggi. E si cerca di portare avanti questo discorso. Andiamo avanti. Vabbè, qui eravamo con Mazar. Andiamo avanti. Era la conferenza a Torino. Ecco, l'organizzazione spaziale, guardate bene questa frase, di molecole, di cellule, è preordinata da una mappa tridimensionale da cui l'essere finito trae i propri riferimenti strutturali. È il discorso di prima. Il codice serve a costruire l'architettura del corpo. Questa è una frase di Gerber, Richard Gerber, è quello che ha scritto Medicina Vibrazionale. È un bel libro che consiglio, edizioni Lampis, mi pare. Allora, andiamo avanti perché, ecco, comunicazioni non locali, sì, perché è il discorso della scena e retroscena. Abbiamo detto che retroscena è invisibile, però è un continuo. Se io vedo una particella, un qualsiasi corpo, in A, poi lo vedo in B, sul mondo di scena, quello ha fatto il percorso da A a B, non c'è scampo. Invece, nel retroscena è possibile che, essendo tutto un continuo, non deve traspostarsi, quindi si manifesta in A e in B. Buca il fondale e si fa vedere. Questa è la base delle comunicazioni non locali, ma anche io aggiungerei di tutta la parapsicologia, la telepatia, le telecinesi, tutto quello che noi non capiamo, è quella roba lì. Allora, l'esperimento di Alain Aspect dell'82 all'Università di Parigi, Istituto di Ottica, penso che tanti lo conoscano, due particelle uguali, due fotoni, uno a Parigi, l'altro lo porto, che so, a New York. Su quello di Parigi inverto lo spin con dei campi magnetici, nell'istante in cui questo inverte, quello di New York inverte da solo, perché ha una comunicazione istantanea, che è spiegabile solo con retroscena. Andiamo avanti. Vabbè, qui siamo già in interpretazione, allora vi faccio una, non le ho messe, quella dei vuoti. Cioè, per capire queste cose dobbiamo ricordare che quasi tutto l'universo è vuoto. Noi percepiamo poi solo i pieni. Pensate a un atomo. La maggior parte, l'idrogeno, protone, elettrone, in mezzo c'è un universo di vuoto. Però quel vuoto lì è un vuoto ai sensi, non è un vuoto vero. E infatti gli alchimisti, vacuum non datur, il vuoto non esiste, lo scriveva Girolamo Cardano nel 500, loro sapevano già che dentro, in quel vuoto apparente, c'è invece quello che fa il gioco di tutto, l'informazione. Non è nel pieno, è nello spazio. Mozart diceva la vera musica è tra le note. È sempre nel mezzo. Allora l'alchimista ha sempre indagato nel fra, ciò che sta nel mezzo. L'alloco o il fisico inquadrato va a vedere il corpo fisico A e B, invece l'altro va a vedere in mezzo. È la storia famosa degli asini, no? La sapete, quella della storiella sufi, che nel Medioevo in Persia, no? C'era un contrabbandiere che da uno stato all'altro trasportava roba su una carovana di asini, perché i tir non c'erano, e però continuava ad arricchirsi, quindi i doganieri dicevano questo ci frega perché è contrabbanda, però non riuscivano mai a trovare dove fosse la cosa. Dopo anni si rincontrano e i doganieri dicono senti ormai siamo in pensione, dice la verità, ma tu contrabbandavi? Certo che contrabbandavo, dice. Ma cosa contrabbandavi? Che la merce era tutta pulita. Io contrabbandavo gli asini. Eravate sotto gli occhi. E allora la storia degli asini è la nostra, cioè è negli asini, è nel vuoto che si fanno i giochi, in medio stat virtus, la virtù sta nel mezzo, vuol dire questo. Quindi Parmenide ci scrive nel frammento 12, che è bellissimo, cioè due righe, ci dice che nel mezzo fra le particelle c'è una demone che tutto governa e da lei prende origine tutto, un parto terribile, mescolanza. La demone è l'informazione. Platone riprende tutta questa storia qui. Giordano Bruno dice che ogni corpo emana, che sarebbe il campo, una sostanza invisibile a cui ci si deve riferire per le operazioni fisiche magiche. Leonardo da Vinci, furbo, scrive l'essere del nulla il vuoto, è grandissimo e infra le cose del mondo tiene principato. Fra, nel mezzo. Okay. Allora, al CERN continuano a guardare le particelle, non le accennano, fanno lavori bellissimi. Guardate anche gli orbitali, che sono quelli che poi determinano la forma e la struttura. Vabbè, andiamo avanti. Allora, vabbè, questa era una frase in omaggio anche a Dillmann. Questa adesso è un'appendice, se mi date ancora 5 minuti, che qui posso fare, ho visto, perché non la volevo fare. Poi ho visto ieri sera com'è l'ambiente e allora ci si può sbilanciare, perché questa è la parte più scientifica finora.
Questa è quella più interpretativa nostra. L'informazione, che cos'è? L'angelos, angelos è il messaggero. Allora, proviamo a leggere tutto quello che abbiamo detto in chiave fisica, vediamolo adesso in chiave mistica, esoterica, chiamata come volete. E partiamo da Giovanni, il Vangelo di Giovanni, chiaramente lo conoscete tutti. Il verbo, verbum o logos, è l'informazione. In principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, perché non è la matrix l'informazione, è presso la matrix, è intrinseca nella matrix. Però è anche della stessa natura della matrix, e il verbo era Dio. E tutto, egli era in principio presso Dio, lo ribadisce. Quindi occhio al presso. E non è il nulla. Sant'Agostino scrive propenil, vicino al nulla. È quasi un nulla. È quel quasi. Tutte le cose furono fatte per mezzo di lui. Senza l'informazione non si fa niente. Quindi questo è il messaggio esoterico di Gesù. E senza di lui niente fu fatto di ciò che esiste. Lo vediamo in quella dopo, che è una... Ecco, riprende passo a passo i vari... L'informazione eterna è nel retroscena, indifferenziata, al pari di Dio, però è già differenziata nel regno di mezzo. Ecco, qui si inserisce questa novità rispetto a Severi e Pannaria. Loro parlano scena e retroscena. Noi ci mettiamo anche un regno di mezzo, che poi è Dante, inferno, purgatorio, paradiso. L'inferno è il mondo di scena. Dante era un alchimista, era un terziario dei Templari. Cioè tutto l'inferno è giocato sui tre colori dell'alchimia, l'opera al nero, al rosso, al bianco. Si è andato a vedere come tratta quelli che distrussero, che mandarono a rogo i Templari, Clemente V, il Nogaré, che era l'Inquisitore, Filippo il Bello, no? Ecco, cioè Dante è tutta alchimia. Allora, e non solo lì, anche nella Vita Nova, quando incontra Beatrice è la Matrix, Beatrix Matrix, perché è vestita di rosso come tutte le Matrix, ha 8 anni e 8 mesi, L'8 è il numero della Matrix, l'8 settembre è la nascita della Vergine, l'8 dicembre è l'Immacolata Concezione, ma la materia pura, scusate, non è l'Immacolata Concezione, materia pura vuol dire Matrix pura, diventa Immacolata, è quella roba lì. Grazie. Grazie. Grazie mille, ce l'abbiamo nei simboli, quindi guardiamoli bene. La Chiesa ha copiato tutto dall'alchimia, che poi loro dicono non dovete fare magia, prendono Milingo, vecchio style, e dice, Milingo, poveraccio, negli anni 80, io me lo ricordo perché l'avevamo portato noi in Italia, Milingo negli anni 80 guariva lì a Lusaka, un sacco di gente, facevano messe di guarigione e questi guarivano, faceva i miracoli e faceva Gesù. Gesù ha detto anche voi potete fare le stesse cose che faccio io. L'ha richiamato e ha mantenuto in prigione in Vaticano, che poi alla fine è sbiellato, si è sposato quella là, perché dice ma come? Cioè voi non dovete fare magia, però la messa è un rito magico, Jung l'ha scritto anche quel libro, no? E loro sì, gli altri no, vabbè, questa è democrazia, vabbè andiamo avanti. Quello dopo, allora se qualcuno di voi, ogni volta reclamizzo questo film, perché guardatelo, è il secondo, è Così vicino, così lontano, chi ha visto Così vicino, così lontano di Wenders? Già due, vai. 3, 4, 5, bravissimi. Vi ricordate, questa è per gli altri, è la continuazione del Cielo sopra Berlino, quello degli angeli, più famoso, a cui si ispirò La città degli angeli con quella bellissima Megraia, vabbè, insomma, quello. Ok, allora, il messaggio alchemico del secondo, che quasi nessuno, cioè è stato 3 giorni, penso, al cinema, poi è sparito, perché Wenders a un certo punto inserisce un terzo personaggio, per chi non ha visto gli altri, c'è l'angelo X, non mi ricordo più come si chiama, che fa, nel primo film fa il salto e diventa, siamo a Berlino del dopoguerra, diventa anche lui un uomo, un essere umano, vuol fare l'esperienza dell'umano, apre una pizzeria, fa moglie e figli, eccetera. Boh, via. Nel secondo arriva Cassiel, l'altro angelo, che fa la stessa cosa. Si incontrano nella pizzeria di questo qua, e c'è un terzo angelo che ovviamente tutti pensano che sia il cattivo, perché ha la faccia truce, ha tutti i modi di nascondere la pistola, fa tutte queste cose qua. Quindi uno dice subito, è il diavolo. Beh, Wenders dice, pensate che sia il diavolo, problemi vostri. Invece non è il diavolo, perché c'è in questa scena bellissima, veloce, dove loro si salutano, questo si chiama Emmett Flesty, perché l'altro, il primo angelo, dice a Cassiel, ti presento il signor Emmett Flesty, E-M-I-T-F-L-S-T-I. Quando uno dice così, lì c'è qualcosa, chiaramente. E l'altro, questo Emmett Flesty, guarda Cassiel e dice, tu sei dei nostri, perché riconosco un segno sulla tua fronte. Ma di dove sei? L'altro dice, tu da che...
da quale gerarchia angelica vieni? E lui, prima di andare via, dice: io vengo da quel mondo dove tutto ciò che sopra è sopra e ciò che sotto è sotto, ciò che fuori è fuori, ciò che dentro è dentro. Poi però venne il tempo, e il tempo è denaro, e il denaro ha rovinato l'umanità. Hai capito? Lui dice sì. La gente che guarda non ha capito niente. Cosa vuol dire? Ciò che sopra è sopra è l'opposto dell'alchimia, che dice che ciò che è sopra è come ciò che è sotto. Perché l'alchimia dice questo? Che dice che il mondo di scena è solo opinione, è solo fantasia, è solo illusione, mettete come la doxa di Platone rispetto alla Lezia, e invece quell'altro dice esattamente l'opposto, è Piero Angela, tanto per fare cognome, no? E che dice: se io non lo tocco non esiste. E quindi ciò che è sopra e basta. Però chi è questo qua? Allora, dopo anni che ci pensavo, un'estate mi stavo riguardando il film, ho fermato, provate a leggere quel nome alla rovescia. It, self, time, il tempo stesso. Wenders è un alchimista, il tempo stesso. E tutto quel film lì è tutto sul tempo, c'è quella scena, chi l'ha visto, no, alla fine, che lui ferma la grande ruota, lui ferma il tempo e poi la fa ripartire. È bellissimo, è da brivido questo film. Però se avete la chiave così, ve lo rivedete, capite? È il tempo. Allora, cosa c'entra il tempo? Il tempo è quello che ci permette di creare la realtà virtuale. Tutto questo è un sogno. Lao Tzu, nel VI secolo avanti Cristo, ci scrive, e Chuang-Tzu, anzi, il suo, l'altro, ci scrive la storiella che poi Branduardi fece una canzone da questa, è la storiella del vecchio che si andò a addormentare sotto una vecchia quercia in un bosco e sognò di essere una farfalla gialla, ma al risveglio non sapeva più se era lui a sognare questo o se lui non fosse quella farfalla gialla che sognava di essere un vecchio sotto una quercia. Avevano già capito che questo è illusione e l'hanno detto tutti nel loro modo: Calderon della Barca, la vita è sogno, fino a Matrix. Matrix ha preso da Platone, il mito della caverna di Platone ci dice questo, e sono solo ombre quelle che vediamo, no, sul fondo della caverna. Lo schiavetto che la va a vedere dice: guardate, la realtà è là, nessuno l'ascolta. Giordano Bruno scrive De Umbris Idearum e riprende tutto Platone, che lo riprende Jung, Hillman, tutto quel filo, la quantistica è Platone di nuovo, perché David Bohm è stato poi tra l'altro anche anni in India a parlare con Krishnamurti e ci sono i suoi dialoghi. Allora il tempo è quello che è la chiave, vediamo quello dopo. E infatti il tempo, Emmet Flesti, lo vedete dappertutto, perché in tutte le annunciazioni voi vedete da una parte la materia, la grande madre, che poi, ecco il passaggio, per creare gli oggetti specifici, di cosa ha bisogno? Dell'informazione, angelos, il codice, che li instilla dentro di lei il codice, ma c'è una separazione, unione fra i due mondi, mondo di scena e mondo di retroscena. È questo che permette l'unione, vediamo quella dopo, non è altro che Emmet Flesti. Può essere una colonnina, può essere una barriera vegetale, ma c'è sempre. È il tempo. L'invenzione del tempo. Una volta un mio paziente, tanti anni fa, era un rabbino ebreo, un maestro, un rabbi, e mi disse: dottore, lei sa perché Dio ha inventato il tempo? Dico: no, lo dica lei che è maestro. Perché le cose non accadessero tutte nello stesso momento. È vero. Non ci fosse il tempo, boom, c'è tutto, finito. Gli spazi non ci sarebbero. Il buco nero ha bisogno di dilatarlo, creare degli spazi, allora si formano i pianeti, si formano le molecole, si formano i vari corpi, se no saremmo tutti un ammasso. L'uomo, e che è quello che vogliono fare Bilderberg e tutti gli altri, ma noi non glielo impediremo. Poi alla fine, anzi lo dico adesso, se no poi mi dimentico, breve parentesi, poi chiudo. Il tempo è anche tiranno. Il tempo è anche tiranno, sì, beh, grazie. Adesso chiudo. Bravo, bellissimo. Messaggio sottile, ma si è costituito a Torino e già un po' in tutta Italia, Padova, Pavia, Piacenza, eccetera, da una settimana un movimento politico, spirituale, politico, che si chiama Rinascimento Italiano. Io sono uno dei soci fondatori, se qualcuno poi fosse interessato a divulgare questo messaggio, a cercare di portare un cambiamento a questa barbarie che stiamo vivendo in Italia, dittatura, eccetera, posta elettronica l'avete lì, mi mandate la vostra e vi mando il programma. Chiudiamo perché il tempo è tiranno. Quella dopo, adesso andiamo veloci.
Vabbè, c'è la zona intermedia di Platone, andiamo avanti, se non finiamo più. Platone nel Timeo, questo è importante, se uno poi vuole andarselo a vedere stasera prima di dormire, nel Timeo parla proprio di una zona intermedia, sarebbe la materia informata, che è a metà fra la pura e la combinata, che lui chiama Cora. Vedete, fra le due, quella divisibile, questo è proprio Platone, il mondo di scena, quella indivisibile, Demiurgo forma una terza specie in mezzo, che appunto, e ne riempì gli intervalli, eccolo lì, vuoti, ed è lì la baglia recettrice di tutto quel che si genera. Quindi lui aveva capito tutto, andiamo avanti, Platone riprende tutto da Parmenide, buona parte. Eccoli i vuoti che vi avevo detto, quindi possiamo, li avevo messi. E questo in chiusura è questo, che noi percepiamo con i sensi da qui in su, facciamo un esempio banale, l'orizzonte dei sensi. Però di un corpo noi percepiamo solo una parte, tutta la parte non percepibile esiste, e potrebbe essere immensa, già chi vede l'aura sa che cosa vuol dire, no? Addirittura ci sono delle forme che non arrivano alla soglia dei sensi e quindi sono invisibili sempre. Vediamo quella dopo, questa è la realtà virtuale, questa non è altro che realtà virtuale. Stiamo tutti sognando, per cui possiamo giocare bene, magari, ma non è altro che un gioco. Come fa il cervello, probabilmente, questa è un'ipotesi, a costruire una forma? Partiamo da tre forme, queste sono visibili e invisibili, inventate. Di queste, i nostri sensori riescono a cogliere per dei tagli soltanto quelle parti segnate in blu, poi il cervello le assembla e fa la forma che vuole, ma non è realtà, noi non riusciamo a percepire cos'è reale fuori, viviamo di sensazioni, e la parola lo dice, sensazione, ho la sensazione di, non ho la certezza, quindi tutta la scienza accademica che si basa sulle prove, riprove, eccetera, che si basa sui sensi, è fondata sul nulla, perché tanto è solo sensazione, ultima, forse l'ultima, finito? Sì, ecco, poi c'è il libro, se volete vederlo, grazie, scusate per il ritardo. Grazie.